primo non era piaciuta la Golan, poi il secondo invece abbiamo iniziato la passarella del primo tempo, abbiamo giocato malissimo per 60 minuti, 65 minuti, poi dopo aver preso il gol abbiamo tornato alla squadra che era giornata la Maceratese, poteva vincere, abbiamo, forse alla fine non siamo stati bravi nel concretizzare, è tornata di domenica. È un punto tutto sommato positivo, no? Perché soprattutto si era messo. Chiaro che se vogliamo vedere il bagaglio mezzo pieno e mezzo vuoto, alla vincita avremmo messo in due partite 4 punti alla fine. Però ecco, non riusciamo ad approfittare delle situazioni che ci siamo andati a crearci, perché siamo andati a fare una cosa macerata e poi oggi con una squadra che è molto portata non siamo riusciti a chiudere forse definitivamente questo campionato. Potevamo oggi, potevamo fare 3 punti, abbiamo molto portata e forse domenica andare a Termoli con un animo diverso. Invece adesso dobbiamo cercare di fare più tempo a Termoli perché non è che più per accontentare o pensare di vincere le ultime partite, perché fare punti domenica per domenica. Appunto, cominciamo da Termoli, avversario ostico, che oggi non ha vinto, sennò sarebbe rientrato anche nel discorso primo posto, poi all'ultima però c'è la Civitanovese, che domenica prossima canta la mano si potrebbe salvare, no? Adesso bisogna vedere domenica quello che succede, comunque noi dobbiamo cercare di andare concentrati e portare il risultato a casa, almeno un pareggio, per cercare di distanziare comunque sempre fuori dalla zona di. Chiudiamo con Tancona, che ha messo dentro un gol semplice, però è importante per voi, magari potrebbe essere il valore aggiunto di questa Tancona. No? Ma Davide è un ragazzo che è stato sfortunato, è tanto generoso e molte volte non arriva sotto porta, però domenica una serata l'ha fatto bene, ha fatto un paio di giocate importanti, oggi ha sbagliato un gol clamoroso e poi meno male ha fatto qualcosa solamente. È un ragazzo bravo, un ragazzo che si dedica e si impegna a 180 gradi, un ragazzo sicuramente positivo.